Ok. Assurdo, raga. Assurdo. Nel momento in cui sto registrando questo video, mi trovo al basement. Questo già si dovrebbe capire. Però è notte, sono un po' stanco e mancano pochi giorni alla fine di questo 2022. Però in realtà sono qui da ore ormai e da giorni perché stavo montando il mio solito video di recap dell'anno. È il sesto da quando ho iniziato questa tradizione. È il sesto video, il sesto anno in cui ripercorro la mia vita passo dopo passo. Ho detto stavo però perché quasi alla fine del montaggio ho perso tutto il lavoro che avevo fatto. Tutto per un errore di sistema. Crash, ore e ore di lavoro buttato. Ed è stato tra l'altro l'ennesimo contrattempo nella realizzazione di questo video. Forse un segnale. Negli anni il GG Rewind è diventato il mio video più atteso da chi mi segue con affetto, perché questo viaggio lo facciamo insieme. E mi è sempre emozionato vedere e constatare poi come ripercorrere insieme ciò che è accaduto nella mia vita, ciò che abbiamo fatto accadere, ispiri sempre più persone e dia la carica per realizzare i propri sogni. Io di questa cosa ancora non me ne capacito, ma me lo dite voi ogni anno ed è incredibile. Ed è per questo però che la prima cosa che ho fatto dopo essermi incazzato tremendamente per aver perso il lavoro e il montaggio, ho acceso questa telecamera così di getto per parlare direttamente con voi. Non mi sono neanche preparato a niente, voglio provare così. Vado di getto perché forse, invece che un problema, quello che mi è accaduto con il montaggio è un'opportunità. Un'opportunità per evolvere. Io cerco di vederle sempre così le cose, ormai lo sapete. E forse è l'ultimo messaggio che mi ha voluto lasciare questo 2022. Quindi, eccoci qui. Le regole sono sempre le stesse. Rapido, diretto, incisivo. Solo che vi guardo da subito negli occhi. È stato un anno devastante, sotto tanti punti di vista. È iniziato in modo positivo, forse troppo, dato che sono stato chiuso qui dentro per una settimana intera, in isolamento. Ma poi non ci siamo più fermati. Ho ripreso a correre, a fare cose, ad allenare il corpo e la mente, a far crescere il basement, che nel frattempo prendeva sempre più forma. Si popolava di gente, di belle vibrazioni, di idee, di creatività. Sono nati i primi format autoprodotti. È nata una squadra, quella che mi ha permesso di crescere sotto diversi aspetti. E dato che non sono mai riuscito a distinguere le cose, nel bene e nel male, insieme alla squadra sono nate delle belle amicizie. Poi ho iniziato a girare, l'Italia non solo. Stanno presentando diversi importanti eventi, sempre condividendo le mie passioni. Ho collaborato con tante realtà, aziende, brand, sempre in modo autentico. Ho conosciuto tante persone nuove e rafforzato vecchie amicizie. Ho incontrato tanta gente che mi ha fatto sentire a casa, mi ha fatto sentire parte di una famiglia. Ed è davvero una cosa speciale. Tra i vari viaggi ne ho fatto uno incredibile a Los Angeles, che mi ha permesso di vivere delle esperienze straordinarie, guidato dall'istinto, dall'entusiasmo e attraendo situazioni che fino a quel momento avevo visto solo nei miei sogni. Ma soprattutto è stato un viaggio che mi ha dato l'energia di cui avevo bisogno per continuare a credere che da un momento all'altro tutto può succedere. O meglio, tu puoi farlo succedere. Ed è per questo che una volta rientrato in Italia, nella scorsa primavera, in un momento in cui la maggior parte dei prodotti che mi circondavano non mi piacevano, non li sentivo nelle mie corde, ho deciso di investire tempo e risorse su di me, sul mio progetto personale, sulla creazione di un maggior numero di contenuti, sull'aumento della qualità e sulle varie piattaforme. La cosa bella è che dopo mesi di lavoro, improvvisamente i numeri sono cresciuti, esponenzialmente. Quando ho visto che ancora una volta certe realtà non mi volevano dare una possibilità, me la sono presa. Ho creato il basement e passa dal basement, di cui sono davvero orgoglioso. Lo abbiamo fatto in modo indipendente, solo con le nostre forze. Non c'è nulla dietro. È nato dalla voglia di raccontare storie di grande ispirazione e punti di vista interessanti, guardandosi negli occhi e creando un'atmosfera unica. È nato anche per dimostrare quello che credo di saper fare. Vedere così tanti personaggi passare di qui, ospiti, amici, solo per il valore del contenuto che avremmo fatto insieme o per la stima reciproca, dà un senso a tutto. Ma ancora di più, sapere che tutto questo è entrato realmente nella vita delle persone che ci seguono. Oggi non basta più saper fare una cosa sola. Anzi, quando ho iniziato questo percorso, saper fare più cose risultava un ostacolo invece che una risorsa, perché tutti dovevano per forza etichettarti. Negli ultimi anni, invece, se non hai più dimensioni, sei morto, in senso metaforico. E anche quest'anno ho cercato di portare tutti i miei mondi avanti in parallelo, di farli crescere insieme. Sono nato sognando di fare un mestiere che non esiste più, che era il DJ di MTV, e adesso ne faccio altri che invece una volta non esistevano. Tutto cambia. Faccio sempre così tante cose, ho sempre così tante idee che mi serviva un contenitore. E quest'anno ho deciso di fare un altro salto, che un po', devo dire, mi ha messo parecchi pensieri. Ho fondato la mia società, About GG, cioè About Gianluca Cazzoli. Sì, era il nome del mio primo sito in assoluto. Nel 2022 ho fatto tanta radio, da via Massena e in giro per il mondo. Penso e spero di essere cresciuto molto in questo. DJ, la radio è la mia vita, e il rapporto con chi mi ascolta e chi mi segue ha un valore inestimabile. Ho fatto anche la TV,
con il mio programma su D-Max e un programma per la prima volta in prima serata su Rai 2. Anzi, mi sono spogliato per la prima volta su Rai 2. Poteva essere un rischio e invece, seguendo il cuore, non sbagli. Ed è stata una figata. Un bellissimo successo per tutti. Durante quest'anno sono stato su tanti palchi. Ho condotto, mi sono divertito, mi sono esaltato e mi sono emozionato nel rivedere così tanta gente dal vivo. C'è stata anche tanta musica negli ultimi 365 giorni della mia vita, soprattutto dal vivo, soprattutto con amici speciali e con storie che ho vissuto e che ho voluto raccontare. Prese epiche e momenti che mi hanno fatto commuovere. Nel 2022 ho giocato a basket, ovviamente, per piacere, per beneficenza, per sfogarmi. Ho visto e vissuto tante partite emozionanti. Sono stato ambassador della nazionale italiana durante gli europei. Un onore immenso e mi sono buttato nella mischia per raccontarvi quello che stava succedendo e farvi appassionare più che potevo, anche a chi non gliene fregava niente, perché questa è la figata. Quest'estate sono stato a Parigi all'evento più figo del mondo. Ho conosciuto e sfidato alcuni dei giocatori più forti della terra. Tutto questo vorrei dirlo a quel ragazzino impaurito che a 15 anni ha dovuto smettere di giocare a basket per un piccolo problema al cuore. Nel 2022 ho portato avanti anche tutti gli altri miei progetti, anche quelli imprenditoriali. Ho cercato di far crescere Padel Farm, oltre a giocare a padel. E ringrazio tutta la gente che è venuta al Mediolanum Forum e si è divertita sui nostri campi. Diciamo che ho fatto tanto sport in generale, anche quando non ne avevo voglia. Perché tante volte mi dite, ma come fai ad avere voglia? No, ma io spesso non ho voglia. E che è una cosa che in realtà mi motiva, mi dà disciplina e mi dà energia. Ho anche cercato di dare una mano, per quel che mi era possibile, su tanti altri progetti in cui credo. Il 2022 inoltre lo ricorderò anche perché ho fondato il mio brand di streetwear. Tra l'altro questa è un'anteprima della prossima collezione. L'ho fatto con un grande artista, ma prima di tutto un mio carissimo amico di quando eravamo ragazzini. E questo ha reso il progetto ancora più autentico. Work hard, always smile. È scritto lì all'ingresso del basement. È il mio mantra e adesso è molto di più. Pochi mesi fa sono finito su Forbes. Su Forbes? Ma chi lo avrebbe detto? Ma cosa più importante di tutte, è stato l'anno in cui sono diventato papà per la seconda volta. Una gioia difficile da spiegare, avvenuta nel bel mezzo di un tunnel di emozioni e di esperienze difficili da gestire. Devo dire che vedere Rachele e Carola giocare insieme per la prima volta è stata la cosa più bella che abbia mai visto nella mia vita. Ma proprio una roba che mi ha preso. Mamma mia! Questo ripaga qualsiasi sforzo. Perché alla fine è tutto un bel casino. Perché anche nel 2022 ho dovuto lottare per cercare di trovare un equilibrio tra tutte le cose che faccio e che facciamo e la mia famiglia. E per questo devo ringraziare ovviamente Sara. E sì, tu lo sai. Tu sai tutto. Tu sai tutto. Grazie. Forse questo 2022 è davvero difficile da raccontare perché sono successe un sacco di altre cose. In realtà trovate tutto pubblicato online. È stato un anno strapieno, più pieno che mai. In realtà sta cosa la dico ogni anno ed è pazzesco come l'anno successivo io mi sorprenda. Speriamo di continuare così, ma la cosa che spero vi arrivi più forte che mai è la mia gratitudine nei vostri confronti. Siamo sempre di più e questa cosa è bellissima. Magari c'è qualcuno che sta vedendo questo video di recap per la prima volta e io dico grazie anche a te. Grazie per avermi accompagnato in questi mesi e in questi anni. Per avermi accompagnato in tutto questo. È stato un anno in cui mi sono messo in gioco di nuovo per cercare di volare sempre più in alto. Ho tante cose che spero ancora di realizzare, ma non ve le dico perché sennò non si avverano per scaramanzia. Sono partito tanti anni fa da solo, facendo tutto da solo e sono andato veloce, ma quest'anno ho avuto la conferma che solo insieme si va lontano. Ed è per questo che ringrazio tutta la mia squadra, cui ogni giorno lottiamo nel vero senso della parola per cercare di fare del nostro meglio, nonostante tutto quello che ci accade intorno, nonostante tutti quelli che ci ostacolano. Anzi, ringrazio anche tutti quelli che ci ostacolano. Che molte cose, se non avessi avuto qualcuno che mi ha ostacolato o che mi ha sottovalutato, probabilmente non le avrei fatte. Ora vediamo che succede. Tanti auguri, raga. Vi auguro il meglio e vi abbraccio più forte che posso, con tutto il cuore. Anche perché vi dico solo che il prossimo anno è il 23. Vi ricorda qualcosa questo numero? 23. Prendiamoci tutto. Dai raga, non molliamo. Work hard, always smile. Non molliamo. Auguri. Quest'anno, guarda, vi do anche un bacio, perché è un video diverso. Chiudo con un bacio.